Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster. Oggi faremo una cosa che mi avete scritto nei commenti. Scenderemo giù in cantina, nei sotterranei della villa, e vediamo se c'è qualcosa, ad esempio un passaggio segreto, delle cose di valore, delle porte, robe strane, quindi faremo questo. Invece domani si torna a Los Santos. Vabbè, dai, comunque andiamo lì e vediamo cosa c'è. Come vedete oggi riprendiamo l'Abarth 500, appunto questa qua l'avevo messa nello yacht. Vai, vai, mettiamo in moto. Sali, CJ. Ok. Adesso mi è venuta un'idea. Visto che abbiamo questa macchina e visto che abbiamo le casse, facciamo un po' di casino sull'isola. Attiviamo un po' la radio e... capito? Facciamo casino qua sopra. Ma perché questi qua... non hanno mai visto un impianto audio potentissimo. Hanno ancora quelle radio piccoline, vecchie. Attiviamo. Ok, ora si ragiona. Possiamo andare adesso. Direzione villa. E poi devo essere sincero. Ha una bella stabilità questa macchina. E in questi giorni abbiamo guidato Audi, BMW, Bugatti. Però questa, ragazzi, è veramente stabile. È piccola, bassa ed è stabile. Quindi pure se andiamo a 150 su questo terreno, che comunque non è l'asfalto normale, non sbanda. Infatti vedete, siamo a 100, 110. Comunque ora andiamo pure a 150 e la macchina permette. Come ora, vedete, 150, 160 quasi, e non sbanda per niente. Vedete, ora stava sbandando ma subito si è ripresa, cosa che non avrebbe fatto la Bugatti. Però ovviamente è meglio la Bugatti, questo sì, però su questo terreno qui è meglio questa. Vedete, 140, 150, tranquilla, stabile. Vabbè, ovviamente sono differenze che non hanno senso, lo so, perché comunque quando accelera la Bugatti o la Lamborghini ha più potenza e quindi è ovvio che sbanda. Invece questa qua comunque ci mette un bel po' per arrivare a 150, 200, quindi ci sta pure che non sbanda, ecco. Comunque siamo arrivati, la villa sta lì. CJ, sei pronto? Non so cosa troveremo là sotto, CJ. Io l'ultima volta che ci sono stato è stato quando ho ucciso Tony Montana, però io avevo visto solamente botti di vino, bottiglie di vino, cianfrusaglie, scatoloni e basta. Quindi se troveremo qualcosa non so proprio cos'è, veramente. Non so proprio cosa ci dobbiamo aspettare oggi, davvero. Vai, andiamo ragazzi, io non ho paura, abbiamo fatto tante cose, quindi che paura dobbiamo avere oggi. Vai, seguimi CJ, da questa parte. Vieni. Ok. E qua siamo nel giardino. Adesso andiamo nel palazzo principale e si scende giù. Però mi sa che possiamo scendere giù direttamente dall'esterno, perché c'è una specie di scalinata che porta direttamente giù. Quindi non c'è proprio bisogno di andare sopra, usare l'ascensore, tutte quelle cose lì. No. Un po' più avanti c'è proprio l'ingresso. Vieni CJ, vieni. Ok, qua no? Non mi ricordo ovviamente. È un labirinto. Dai, seguimi. Qua no, sicuramente. Ok, lì. Forse lì. Aspettiamo CJ. Perfetto. E qua sotto sicuramente. Vediamo. Ok, perfetto. Qua si va in cantina. Ebbene sì, si va in cantina. Ok, andiamo avanti e avventuriamoci, vediamo cosa c'è. Seguimi CJ, mi raccomando. Qui mi ricordo era così, quindi botti di vino, robe varie. Però comunque siamo qua per vedere a fondo tutto, quindi anche un semplice muro
può nascondere un passaggio segreto, quindi è sempre meglio controllare. Ok, porta bottiglie, robe così strane, va bene, un tavolino, ancora botti, botti su botti, io mi avvicino perché non si sa mai, è possibile che queste porte sono segrete e si possono aprire, quindi è sempre meglio avvicinarci. Andiamo avanti. Ok, questa qua era la stanza dei trofei. Giustamente non c'è più niente perché la gente dell'isola sicuramente si sarà preso tutto quello che c'era qui. Però non dico niente perché ci sta. Comunque sono tanti anni che hanno subito cose brutte dal boss Tony Montana. Quindi ci sta che le cose se le sono prese loro. E questa? E questa? Ha tutte le carte in regola per essere una porta, ragazzi. Davvero. Davvero. Ha tutte le carte in regola per essere una porta questa. Basta guardare la forma. Io stavo parlando con voi, non me ne ero proprio accorto di sta porta, ma è una porta questa. Me ne accorgo proprio da come è fatto al centro. Vedete che c'è proprio quella specie di linea che sembra proprio incassonata. Sì, 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 secondo me questa è una porta, Questa è una porta di ferro, ora non so che cosa, però conduce da qualche parte, voglio scoprirlo. Tanto siamo qua, ragazzi, l'isola è nostra e abbiamo tutto il tempo di provare. Io adesso sicuramente farò un taglio perché c'è comunque da vedere ogni singolo muro, ogni singola botte, perché sicuramente questa porta, per essere aperta, va azionata tramite un pulsante che può essere tipo che tu sposti la botte, sposti la bottiglia, oppure metti un pezzo di ferro in un posto, capito? Quindi è tutto un trabocchetto questo, quindi non c'è il pulsante che tu apri e entri. C'è qualche cosa nascosta che dobbiamo attivare, è così. E quindi, boh, dovrò cercare sicuramente. Oh no, CJ, tu che ne pensi? Che ne pensi tu, CJ? Che ne pensi? Perché veramente, ragazzi, potrebbe stare dappertutto. Per esempio, se noi andiamo lì, è un esempio, non è detto che è così. Però se clicco qui, bam, potrebbe essere che se io colpisco la campana si apre la porta, capito? Questo è quello che volevo dirvi. Ovvio, non è questo, però potrebbe essere di tutto. Quindi se io giro lì, la cassaforte si apre tutto. Ora comunque faccio il taglio e vedo un po'. Ok, ragazzi, una cosa che ho potuto fare è stato staccare la corrente. E vabbè, sono qua con la torcia e sembra funzionare se proviamo a spingere manualmente le porte. Quindi ci possiamo provare. Adesso le spingiamo, ci proviamo, ragazzi, e ci vediamo non appena si apre tutto. Oh no! Ma è un bunker! È l'ingresso di un bunker questo! Cosa? CJ, entra. Entra, CJ. È l'ingresso di un bunker. Abbiamo attivato tutte le luci. Sembra andare, ragazzi. Si sono chiuse le porte. Spero che dopo si possano riaprire. È un bunker. Un bunker futuristico, però. Ma guarda qua cosa c'è. Questo è alquanto strano. Davvero, davvero molto strano questo. Avrei tante cose da dire su questo che stiamo vedendo. Però andiamo un po' più avanti. Andiamo un po' più avanti. Non riesco a capirlo tutto questo. È pazzesco. Questo sì. Questo sì è pazzesco. CJ, ma stai vedendo cosa c'è qui? Allora. Vedo che comunque ci sono belle moto. Però voglio vedere cosa c'è lì. Voglio veramente assicurarmi che questo è un bunker. Andiamo. Attento. Sì. Ok. Bunker.
Ragazzi, è un bunker. Un bunker nella cantina della villa di Caio Perico. Ok, io adesso, come vi ho detto, avrei tante cose da dire. Come state vedendo, il boss Tony Montana se l'ha fatto costruire un bunker. Un bunker in caso di problemi, in caso di possibili minacce, in caso di incursioni nell'isola. Lui comunque si sarebbe nascosto qua e nessuno sapeva niente. Bello accessoriato, quindi TV, letto, divano, ovviamente vestiti, ventilatore, libri, telefono. Aveva pure simulato il giorno, avete visto le finestre tutte illuminate di bianco, aveva tipo simulato il giorno. Questo qua è il bagno, come state vedendo, molto molto bello ragazzi, quindi questo qua è un bunker costruito per resistere a qualsiasi tipo di bomba atomica, capito? È stato fatto per questo, per proteggersi tantissimo, capito? Questa è la doccia, come vedete. E la cosa che mi fa rimanere scioccato, ragazzi, è proprio che lui ha simulato di vivere fuori. Infatti, vedete, aveva messo quella finestra finta con una luce bianca per far finta che quella è la luce del sole e per non uscire fuori di testa. Quindi è stato veramente un grande questo. Aveva le stesse idee di Franklin: bunker, moto, robe nascoste. Ed è incredibile, vedete lì c'è la finestra che sta simulando che sarebbe mezzogiorno, capito? Che c'è il sole che spacca le pietre, invece è una semplice luce finta. Ed è pazzesco questo. Ma la cosa più pazzesca, sapete qual è? Sono le moto. Perché non ha senso tutto questo. Non ha senso. È impossibile che qualcuno colleziona una Kawasaki, per esempio questa qui, che si trova in giro, te la compri, una Kawasaki, no? Oppure la Suzuki GSX, te la compri, la Suzuki GSX non vale niente, il KTM non vale niente, diciamo non è una cosa rarissima. E quindi una cosa che mi viene da pensare è che lui aveva messo tutte queste moto qui per passare il tempo, capito? Per passare il tempo. Che tipo si svegliava, comunque faceva colazione, si vedeva la TV, veniva qua e che ne so, le guardava, le puliva, puliva un po' i cerchi, le metteva un po' in moto, almeno per passare un po' di tempo, perché non sono moto per scappare, perché dove devi scappare da qui? E non sono moto da collezione, quindi c'è perfino io, adesso vi dico, io non me le prendo queste moto. Perché non ci faccio niente con queste moto qui. Le compro. Non è che valgono 50 milioni di dollari. Per esempio la Suzuki, che vale? Non vale niente. Cioè sì, vale, costa, però non è che costa tipo più di 50.000 euro, capito? 50.000 dollari. Quindi quello che posso fare io è tutte queste moto qua restano qua, ma le do a quelli dell'isola, perché quelli stanno ancora col carrettino, ancora col cavallo. Invece gli do queste moto qua, si divertono un po', e al massimo io mi tengo la Shotaro, che è quella più rara, no? Per forza, perché noi ce l'abbiamo già queste. Noi a Los Santos ce l'abbiamo queste. È pazzesco, è pazzesco. È pazzesco. Perché solo pensare che in quella cantina, dove stavano i vini e robe varie, c'è un bunker. C'è un bunker. Neanche noi ci siamo arrivati. Il nostro bunker sta in una montagna, il suo sta proprio in cantina. Quindi hanno fatto un lavoro veramente straordinario questi. Vedete il forno, tutto bellissimo. E ve lo ripeto, ha un materiale resistentissimo questo. Non è fatto di mattoni, è fatto proprio di quel ferro, che ne so, quell'alluminio, non so neanche io che cosa, però che pure se lo bombardi non succede niente. Siamo l'ascensore e torniamo sopra. Ho visto già fin troppo. Ok ragazzi, noi adesso abbiamo finito il video e sempre prima di staccare vi faccio vedere il video di Grande RP. E come sempre,
per chi l'ha già visto, ci vediamo alla fine comunque, potete skippare. Sono qui a presentarvi come sempre Grande RP, il server roleplay dove gioco tuttora ragazzi, e vi invito a giocare con me appunto perché siamo sempre in fase di nuove famiglie, nuove gang, nuove attività. Si può essere chiunque in gioco, è possibile fare lavori normali come elettricista, taglialegna, tassista, autista, corriere, petroliere, tantissimi lavori. Il punto forte di questo server è la creazione della famiglia, dove è possibile stare tutti insieme in una famiglia e fare tanti eventi, rapinare le banche, rapinare i market, catturare la fonderia, conquistare territori, attaccare le altre famiglie ovviamente e tante altre novità. È possibile anche fare parte di una gang presente in gioco come i Families, i Vagos, i Marabunta, tutte le gang che conosciamo. Giustamente chi sbaglia paga, quindi se la polizia vi becca finirete in prigione. La prigione è bellissima, è possibile fare i lavori forzati, ovviamente anche la palestra, c'è la polizia, è possibile fare le risse, è possibile evadere, è possibile finire anche in isolamento. In poche parole si crea proprio l'impero criminale ragazzi, si compra di tutto qua dentro, quindi se si sanno fare i soldi, comunque vedete, è possibile fare anche le gare clandestine. Un altro punto a favore è sicuramente la vastità di veicoli moddati presenti nel gioco. Ferrari, Lamborghini, Porsche, di tutto e di più ragazzi. È veramente un bel server e io infatti ci sto giocando, lo sapete. Il primo link in descrizione serve per registrarvi, me lo dite, mi dite come vi chiamate, ci incontriamo in gioco e vediamo cosa fare, perché io sono sempre quello che vuole fare le cose da gangster, vuole fare i soldi facili, ok? Quindi ragazzi registratevi e si gioca tutti insieme. Ok ragazzi, eccoci qua di nuovo nell'ufficio, come vedete dalla cantina all'ufficio si sale in questo ascensore. Comunque sono rimasto veramente scioccato, non tanto per le moto, non tanto per il bunker, ma per il fatto che lui... ha fatto in modo di poterci vivere in quel bunker, capito? Senza uscire fuori di testa, che... cioè, lui non pensava proprio, oh mio Dio, sto chiuso, io voglio uscire. Invece no, vedete, ha simulato proprio le finestre con la luce bianca per far finta che era giorno. Veramente bello, ragazzi, veramente bello. E quelle moto lì mi hanno un po' spaventato, perché... erano moto solo per passare tempo, alla fine. Non erano moto per scappare o moto da collezione. Comunque ragazzi, lascio a voi i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack, quick stack. Think fast and I talk real. I give a